Ben ritrovati cari amici, siamo qui alla Fondazione Giovanni Paolo II per un nuovo appuntamento di Star Bene per Vivere Meglio. Intervisteremo questa sera il professor Pacelli, che è il direttore del Dipartimento di Oncologia di questa struttura, è un famosissimo chirurgo conosciuto in campo internazionale ed è anche professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buonasera professore. La ringraziamo per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa trasmissione e le chiediamo subito, lei da quando dirige questo dipartimento ha dato un grande impulso a quella che è la chirurgia laparoscopica tradizionale, anche in campo oncologico. Sì, ce ne parli, grazie. Sì, diciamo che da quando sono arrivato al centro ho dato un grande impulso alla chirurgia laparoscopica, perché questa ormai è una tecnica che non ha più una valenza pionieristica, non ha più una valenza sperimentale, ma è ormai consolidata sia in campo scientifico, sia in campo clinico e sia soprattutto in campo oncologico, essendo ormai a disposizione i risultati dei grandi studi multicentrici condotti negli ultimi anni. Quindi non soltanto uno spazio a quelli che sono i campi tradizionali della chirurgia laparoscopica, che sono ormai conosciuti e noti a tutti, quali la colicistectomia, per la quale la tecnica laparoscopica costituisce lo standard, ormai unanimemente riconosciuto, o tutta quanta la chirurgia laparoscopica dell'apparato ginecologico femminile, ma ho dato anche un grande impulso alla chirurgia laparoscopica in campo oncologico, segnatamente per i tumori colorettali. Per quale motivo? Il motivo, diciamo, è triplice. Da un canto, per venire incontro alle esigenze della popolazione, che ormai è molto attenta al valore estetico e funzionale di un intervento chirurgico. Secondo, perché è ormai provato che la chirurgia laparoscopica in campo oncologico dà dei risultati, se non sovrapponibili, addirittura superiori a quelli della chirurgia tradizionale. Terzo, perché la tecnologia ci mette a disposizione dei dispositivi, dei device che consentono l'esecuzione di questo tipo di chirurgia, che chiaramente tecnicamente è più complessa e più delicata, perché noi utilizziamo praticamente non le nostre mani, ma delle sonde, una telecamera, e quindi operiamo guardando uno schermo che è di fronte a noi, ci consente di operare e di lavorare in assoluta sicurezza e con dei tempi di esecuzione ormai assolutamente sovrapponibili a quelli della chirurgia tradizionale. Qual è il campo nel quale prevalentemente ho dedicato il mio interesse? La chirurgia del colon, dei tumori del colon e la chirurgia dei tumori del retto. In questo modo noi riusciamo ad ottenere un intervento chirurgico radicale dal punto di vista oncologico attraverso delle incisioni minime, quelle che sono necessarie per consentire l'estrazione del pezzo, e l'adeguatezza dei nostri risultati si evince da due fattori. Il primo è il dato del numero di linfonodi che noi otteniamo al termine dell'intervento chirurgico. Mi riferisco alla necessità in campo oncologico di asportare non soltanto il tumore primitivo, ma anche i linfonodi che costituiscono le prime stazioni di metastasi, le prime stazioni in cui le cellule possono arrivare. Si dice che la chirurgia dei tumori dell'apparato digerente non è la chirurgia dell'organo, ma è la chirurgia dei vasi linfatici. Quindi da una parte abbiamo la consapevolezza di ottimi risultati che ci sono confermati dal numero di linfonodi che noi otteniamo, e quindi abbiamo una conferma dell'adeguatezza oncologica dell'intervento, dall'altra dalla scarsa, bassissima incidenza di complicanze postoperatorie. E in più, ormai che sono qui da più di 2 anni, anche dalla verifica dei buoni risultati a distanza. Vale a dire, ormai che è passato non tantissimo tempo, ma un congruo numero di mesi, noi sappiamo che le recidive dei tumori prevalentemente avvengono entro il primo anno. Adesso che ne sono passati più di 2, posso affermare che i risultati, anche dal punto di vista della sopravvivenza a distanza, sono più che soddisfacenti. Analogamente, per i tumori del retto, che sono tecnicamente più impegnativi, perché
evidente che patologie a questo livello possono interagire con l'apparato sfinteriale e quindi abbiamo i pazienti hanno la grande paura, lo spauracchio del sacchetto al termine dell'intervento. Devo dire che la chirurgia laparoscopica, con la precisione che ci consente, con l'accuratezza del gesto chirurgico, fa sì che le anastomosi, cioè i ricongiungimenti al termine dell'intervento, siano molto accurati e quindi l'incidenza di ricorrere ad un sacchetto, quindi a una deviazione delle feci post-operatoria, è nella stragrande maggioranza dei casi un sacchetto provvisorio e percentualmente è sempre meno necessaria. Professore, come è possibile conciliare la chirurgia laparoscopica con i trattamenti integrati, ad esempio la radioterapia, la chemioterapia preoperatoria? Diciamo che qui alla Cattolica di Campobasso un nostro punto di forza dall'epoca della nascita è la possibilità di eseguire trattamenti integrati per la cura dei tumori. Mi riferisco principalmente, ma non solo, alla radioterapia preoperatoria. Questa tecnica nei tumori del retto è diventata lo standard, in quanto consente di trattare il tumore prima dell'intervento, consente una riduzione volumetrica del tumore, in termini anglosassoni si definisce downstaging, addirittura nel 30% dei casi noi otteniamo una risposta patologica completa, vale a dire quello che era un tumore vitale viene trasformato in una moneta da 20 centesimi senza cellule tumorali, garantendo un rimpicciolimento della massa tumorale, la allontana dallo sfintere e quindi ci rende più facile eseguire una chirurgia di salvataggio dello sfintere e quindi il mantenimento dell'organo a parità di risultato oncologico. La chirurgia laparoscopica si inserisce in questo contesto perché attraverso l'esecuzione di una tecnica che noi abbiamo ormai standardizzato, nel tumore del retto, al termine della demolizione della parte superiore del retto, quindi il retto alto e del sigma, noi eseguiamo un taglio trasversale sopra il pube, il taglio, tanto per farsi capire, che si fa quando si fa un taglio cesareo per far nascere un bambino. Con questo accesso, che quindi completa la parte laparoscopica, noi dominiamo perfettamente la parte interessata e quindi riusciamo a realizzare, agevolati dal fatto che il tumore è stato reso più piccolo dalle terapie precedenti, riusciamo a realizzare una asportazione veloce, efficace e sicura. Chiaramente al termine dell'intervento la differenza in termini, diciamo, estetici e in termini anche funzionali è notevole, perché un conto, come si può immaginare, è avere una laparotomia mediana, quindi un grande taglio che attraversa l'addome dall'alto in basso, dallo sterno fino al pube, e che quindi comporta una grande difficoltà respiratoria, una grande distruzione muscolare, nei confronti invece di un piccolo taglio trasversale che è praticamente invisibile una volta che si è perfettamente cicatrizzato e chiaramente ha un impatto minore su quella che è la dinamica muscolare dell'addome. Quali sono le ultime novità di questa disciplina della chirurgia laparoscopica? È chiaro che, come si dice, l'appetito viene mangiando. E conseguentemente, una volta che noi abbiamo messo a punto, ottenuto un grado di training che posso dire eccellente, tanto per dare un dato numerico, noi eseguiamo in questo centro circa 200-250 interventi di chirurgia colorettale per tumori all'anno, di cui più della metà, un 70%, vengono fatti con tecnica laparoscopica. Quindi, una volta, diciamo, impadronitisi della tecnica e una volta, diciamo, reso standard una grande fetta delle patologie che noi trattiamo, adesso noi abbiamo deciso di affrontare una chirurgia più difficile ancora dal punto di vista tecnico, qual è la chirurgia dei tumori dello stomaco. Ovviamente questa è una chirurgia delicata, una chirurgia per la quale c'è una grande paura oncologica, perché il tumore dello stomaco è un tumore più aggressivo del tumore del colon retto, per il quale un trattamento preoperatorio come la radioterapia non trova spazio, o quantomeno degli spazi ancora a livello sperimentale, ma
la consapevolezza del raggiungimento di un buon livello tecnico ci ha permesso di realizzare una esecuzione, una linfadenectomia, quindi un'asportazione dei linfonodi, ritorno a battere su questo punto, nel tumore gastrico. Il tumore gastrico è molto linfotropo, cioè viaggia molto facilmente e molto volentieri, se posso dire, verso i linfonodi. Ecco, con la tecnica laparoscopica noi riusciamo ad essere estremamente precisi, estremamente accurati, non soltanto nella demolizione d'organo, in questo caso dello stomaco, ma anche e forse soprattutto, perché noi ci avviciniamo con una telecamera alle strutture linfatiche, alle strutture vascolari, e quindi riusciamo ad ottenere una linfoadenectomia, che nel tumore dello stomaco, così come per quella del colon e in generale per i tumori dell'apparato digerente, è un passaggio tecnico fondamentale, una linfadenectomia efficace, sicura, completa, paragonabile a quella della tecnica tradizionale, e associamo ovviamente anche in questo campo quelli che sono i vantaggi cosmetici e funzionali della chirurgia laparoscopica del colon. Un ultimo accenno voglio farlo a una nuova tecnica che sto adottando e che questa appunto ci è resa possibile proprio dall'industria, che è la cosiddetta colecistectomia mini laparoscopica. In termini molto, molto banali, noi utilizziamo dei trocar, degli strumenti laparoscopici che hanno un diametro di 3 mm, cioè sono sensibilmente inferiori a quelli che comunemente utilizzati. Qual è il vantaggio dell'utilizzo di questi trocar così piccoli, di questi strumenti così piccoli, che sono quindi meno della metà degli strumenti comunemente abituati? Che noi abbiamo un trauma chirurgico minimo, 3 mm sono come, diciamo, la mina di una penna biro, tanto per intenderci. Chiaramente sono molto delicati, sono molto flessibili, richiedono una tecnica, diciamo, estremamente delicata, ma hanno anche un risultato estremamente delicato, e che consiste nel avere dei fori estremamente piccoli, con un minor rischio di sanguinamento e soprattutto con un minor dolore postoperatorio, perché si è dimostrato che il dolore postoperatorio è direttamente proporzionale al diametro dell'incisione. Quindi se noi riduciamo complessivamente il taglio chirurgico di anche soltanto un centimetro complessivamente, noi abbiamo un minor dolore postoperatorio, e il risultato, diciamo, estetico è francamente molto molto brillante, perché questi forellini si chiudono semplicemente con un piccolo cerotto, non c'è necessità di apporre dei punti di sutura, e quindi hanno una resa estetica strabiliante. Io penso che anche questa tecnica, quindi di mini laparoscopia, almeno in questo campo, diventerà lo standard, perché ovviamente con la diffusione delle tecniche possiamo venire sempre più incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri pazienti, in questo caso non soltanto esigenze cliniche, di sicurezza, che è al primo posto ovviamente quando noi affrontiamo un intervento chirurgico. Io dico sempre, prima di tutto a me stesso e poi ai miei collaboratori, dobbiamo sempre pensare che su quel tavolo operatorio c'è nostra mamma, c'è nostro papà, ci sono i nostri fratelli, quindi dobbiamo fare il massimo. In questo caso noi facciamo il massimo in termini di sicurezza e, se vogliamo, offriamo un piccolo vantaggio anche in termini estetici. Benissimo, ringraziamo davvero il professor Pacelli per questa spiegazione chiarissima. Ci ha fatto conoscere delle tecniche all'avanguardia nell'ambito della chirurgia che si fanno qui quotidianamente alla Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.